Tu ami tutte le creature, o Signore, e nulla disprezzi di ciò che hai creato. Tu chiudi gli occhi sui peccati degli uomini aspettando il loro pentimento e li perdoni perché tu sei il Signore nostro Dio. Iniziamo il tempo prezioso della Quaresima, tempo per avvicinarci a Dio, al Padre, recuperare con gioia il nostro rapporto con Lui, chiedendo il perdono dei nostri peccati. In questo primo giorno di Quaresima ci viene proposto un testo dal Vangelo di Matteo, al capitolo 6. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te come fanno gli ipocriti, nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto, e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. E quando pregate, non siate simili agli ipocriti, che nelle sinagoghe, negli angoli delle piazze, amano pregare stando ritti, per essere visti dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipocriti che assumono un'aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu digiuni, profumati la testa e lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Ammiriamo l'umorismo di Gesù e la sua capacità di creare delle caricature di persone che compiono le azioni che invece erano considerate segno di giustizia, di santità. Così vediamo l'uomo generoso che fa l'elemosina ma che suona la tromba mentre aiuta un povero. E questa è una caricatura. Oppure un uomo che prega, ma che prega scegliendo il posto nella sinagoga più in vista, o addirittura si mette negli angoli delle piazze, pregando ad alta voce, in modo che tutti lo vedano, lui, ritto, magari anche con le mani allargate. Pure l'ultima caricatura è l'uomo che digiuna, e quest'uomo che digiuna è riconosciuto da tutti perché ha trasformato la sua faccia. I capelli sono in disordine, il viso è nascosto dai segni della ceneri, è sfigurato. Tutti sono colpiti da quella faccia. Possono dire dunque di lui: guarda, questa persona sta digiunando. Tromba, primi posti ben visibili, volto sfigurato, segnato della cenere. Gesù mette davanti un modo di compiere le azioni più sante dell'epoca, ma anche nostre, cioè il digiuno, la preghiera e l'elemosina, svelando però che in queste azioni c'è sempre il pericolo di essere non in amicizia con Dio, ma di venerare il proprio io. Possono essere delle forme per affermare noi stessi, per poter dire agli altri che santa è quella persona. È possibile che impegno non sia dunque sorretto da intenzioni buone? Può essere che il mio impegno non sia sorretto da intenzioni buone? La Quaresima, dunque, è il tempo che il Signore ci regala per recuperare la libertà dal giudizio degli altri e per trovare motivazioni buone, vere, per il nostro impegno.
Dunque, se fai l'elemosina, se fai del bene, non farlo sapere. La sinistra non sa ciò che fa la destra. Se digiuni, non fatti vedere, sfigurato, ma fatti vedere contento, pulito, profumato, così nessuno immagina che digiuni. E se preghi, fallo nella tua stanza, così che nessuno vedrà che preghi. Dunque, la cura che il Signore ci consegna in questa Quaresima, nel suo primo giorno, è quello di agire in segreto. Questo è l'invito. In segreto vuol dire non cercare l'approvazione degli altri, non dipendere dal giudizio altrui. Infatti, Gesù sa benissimo che questo, il dipendere dal giudizio degli altri, è un'insidia veramente pericolosa. E che la nostra debolezza ci rende sensibilissimi al giudizio degli altri. Abbiamo la sensazione di avere gli occhi degli altri sempre puntati su di noi. Alla fine, anche le cose buone che cerchiamo di fare rischiano di renderci schiavi, sottomessi al giudizio altrui, alla lode altrui, a cercare la ricompensa della lode degli altri. Al contrario, Gesù ci invita ad agire in segreto, in realtà, non propriamente in segreto. In segreto davanti agli occhi degli uomini, ma consapevoli che il Padre vede nel segreto. E dunque siamo invitati ad agire davanti agli occhi del Padre. Questo vuol dire agire nel segreto, davanti agli occhi del Padre. Non semplicemente davanti a Dio, ma davanti al Padre che vede nel segreto. E Gesù sottolinea, il Padre vede e ricompensa. Ma in che cosa consiste la ricompensa del Padre? Gesù, una volta la domanda di Pietro che gli aveva chiesto, noi che abbiamo lasciato tutto per seguirti, che cosa ci guadagniamo? Gesù aveva risposto, il centuplo quaggiù è la vita eterna. Qual è questo centuplo? Penso che si possa intendere così. Prima di tutto, il centuplo consiste nella gioia di godere della libertà dal giudizio altrui. È una libertà che rende il cuore lieto, quello di non dipendere dal giudizio altrui, perché si fanno le cose per il Padre. Tale libertà ti consente di fare tutto non perché cerchi la lode degli altri o anche il giudizio positivo degli altri, ma neanche cerchi di accontentare le pretese che tu stesso hai nei tuoi confronti, ma cerchi di fare solo e tutto per amore del Padre, che ti ama. E l'obbedienza al Padre si apre certamente a cercare l'amore e il bene per i fratelli che il Padre ti consegna. È tale libertà di amare che rende la vita molto bella. E inoltre, facendo tutto davanti agli occhi del Padre, ti rende disponibile a godere della sua amicizia e anche della speranza che questa amicizia duri per sempre. La qualità della vita diventa la qualità della vita eterna, già da oggi. Nel segreto incontro il Padre e questo basta a rendere nuova la vita. Oggi il Signore ci invita a entrare nel segreto, nella intimità col Padre. Questo è il dono promesso da questo tempo di Quaresima. Buona Quaresima, invochiamo la benedizione del Signore. Ti benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.